Ciao e benvenuti a questo nuovo video in cui parliamo delle uscite di giugno per quanto riguarda Marvel Comics in Italia per Panini. Come sempre parliamo fondamentalmente delle novità e delle cose che voglio segnalarvi in particolare, oltre ovviamente a tutte quelle che sono riproposte di materiale classico. Quindi cominciamo con l'evento Marvel del momento. King in Black esce il terzo numero, si conclude il crossover con gli episodi 4 e 5 della serie. Donny Cates e Ryan Stegman, è uno spillato di 64 pagine a 6 euro, evviva, e sinceramente non vedo l'ora che esca perché ho gradito il crossover nel complesso per ora. In ogni caso, ci sono tutta una serie di uscite collegate a giugno. Intanto lo speciale King in Black presenta Namor, storia mai narrata di Namor. Fra passato e presente si intrecciano nel raccontare il legame tra Atlantide e Null. Chi o cos'è la Marea Nera? Torna Kurt Busiek insieme a Ben Dewey e Jonas Scharf. È un brossurato di 112 pagine, costa 13 euro e contiene l'intera miniserie King in Black Namor dall'1 al 5. Poi abbiamo King in Black Avengers, un volume speciale che raccoglie un po' di storie con personaggi collegati al mondo Avengers. Fra gli autori troviamo Simon Spurrier, Ed Brisson, Jesus Saiz, Juan Frigeri e molti altri. È un brossuratone di 128 pagine, costa 13 euro e contiene gli speciali King in Black dedicati a Black Knight, Black Panther, Wiccan e Hulkling e Ghost Rider. Interessante, non so se andrò effettivamente ad acquistarmelo, però se vi piacciono questi personaggi e volete capire come hanno affrontato gli eventi di King in Black, ci sta. Fra l'altro, lo speciale di Ghost Rider dovrebbe essere collegato più o meno al finale della sua ultima serie regolare, che è stata lanciata un po' a caso. Ma in ogni caso, King in Black continua anche sulle serie regolari. Vi faccio un po' un elenco. Intanto su Venom 52 troviamo il 34 di Venom, più lo speciale di King in Black dedicato a Scream, che dovrebbe anche fare un po' da finale della sua serie, che è stata lasciata così interrotta. Poi abbiamo Capitan America 31 con lo speciale King in Black Captain America, Fantastici 4 31, in cui troveremo la serie regolare, però con episodi collegati, Sword 3, stessa cosa, c'è cioè l'episodio 3 di Sword americano, episodio collegato di Skitty e Ewing, Savage Avengers 19 di Jerry Duggan e Ken Walker, con un episodio di Savage Avengers, guarda un po', collegato a King in Black, stessa cosa su Daredevil con gli episodi 26 e 27, premiata ditta Chip Zdarsky e Mark Checchetto, ma anche Mike Hawthorne, Guardiani della Galassia, con un episodio regolare di Al Ewing ancora una volta e Juan Cabal, e poi il numero 8 di Deadpool, disponibile fra l'altro anche con una variant cover di Ross, con protagonista, per qualche motivo che non comprendo, Shang-Chi. Oltre ad essere un episodio tie-in con King in Black, è anche l'ultimo episodio della più recente serie di Deadpool e al momento anche l'ultimo episodio della serie italiana, perché a luglio non è in elenco e non mi pare che negli Stati Uniti sia ancora iniziata una nuova serie. Io personalmente ne sono abbastanza felice nel complesso, ma tanto lo sapete, Deadpool è come una pianta infestante e quindi prima o poi torna, non ce ne siamo liberati. Vabbè. In ogni caso, prima di passare ai volumi, un altro paio di note. Avengers 32 sarà disponibile anche qui con una variant di Ross, protagonista Pantera Nera, mentre sul numero 64 di Amazing Spider-Man esordisce il nuovo costume di Spider-Man, che penso durerà molto poco. Gli autori sono Nick Spencer, Mark Bagley e Patrick Gleason e contiene gli episodi di Amazing Spider-Man 60 e 61. Ma passiamo a qualche volume. Poche novità a giugno mi risultano. In ogni caso abbiamo Champions volume 1 fuori legge, in cui tornano i Champions con la loro serie, contiene gli episodi dall'1 al 5 di Champions, brossurato 112 pagine, 13 euro. Gli autori sono Yves L. Ewing, Simone Di Meo e Bob Quinn, e fondamentalmente parlerà dell'evento Outlawed, che credo nelle intenzioni della Marvel avrebbe dovuto avere un impatto un po' più importante, ma per questione di Covid quando è uscito si è tutto un po' ridimensionato. Non lo so, in ogni caso probabilmente me lo comprerò perché i Champions mi stanno simpatici, ma vediamo. Poi è in uscita Marvel La Meraviglia. Gli autori sono Alex Ross, Steve Darnell, Kurt Busiek, Eric Powell e molti altri. È un cartonato di 192 pagine a 23 euro e contiene i 6 episodi di Marvel, serie del 2020. È un'antologia di storie firmate da incredibili talenti. Fra i protagonisti Spider-Man, gli Avengers, X-Men, Hulk, Wolverine e Nick Fury. È un po' l'essenza dell'universo Marvel e le copertine sono di Alex Ross. Un po' ispirato a Marvels, ovviamente. Però è una serie che
inevitabilmente andrò a acquistarmi da fan del Marvel Universe. Ma passiamo già alle raccolte in volume o materiale classico. Iniziamo con Doctor Strange volume 2, il debito è la serie di Mark Waid, Javier Pigna, Joseph Saiz e altri. Ristampa i numeri dal 6 all'11 della serie regolare di Doctor Strange iniziata nel 2018. Dopo le avventure nello spazio, Strange torna sulla Terra e troverà un nemico che non si aspetta affatto. Una serie gradevole, l'ho molto apprezzata a suo tempo quando l'ho letta in spillato. Se non l'avete fatto, vi consiglio di recuperarla perché non è affatto male. Esce poi Agente Venom volume 2, il circolo dei quattro. Fra gli autori Rick Remender, Tony Moore, Declan Shirley, Kurt Walker e altri, è un cartonato di 264 pagine a 28 euro e contiene gli episodi di Venom, serie del 2011, dall'11 al 16 e il 22. È l'ultimo volume per le storie dell'agente Venom di Remender. Il protagonista è ovviamente Flash Thompson con il simbionte di Venom e sono storie nel complesso comunque piuttosto carine. Poi abbiamo Venom volume 5, Absolute Carnage, ovvero le storie della serie regolare di Venom collegate all'evento Absolute Carnage. È un cartonato di 112 pagine a 16 euro, contiene Venom dal 16 al 20 e gli autori sono ovviamente Donny Cates, Iban Coelho e Equan Gideon. Cartonato 112 pagine, 16 euro. Contemporaneamente però esce anche Absolute Carnage in volume, contiene l'intera miniserie Absolute Carnage dall'1 al 5 più il Free Comic Book Days 2019 Spider-Man Venom 1. È un cartonatone, 192 pagine, 23 euro, gli autori Donny Cates, Ryan Stegman e Clay McLeod Chapman. È assolutamente da comprare se seguite la serie di Venom in cartonati, non potete farne ovviamente a meno perché è centralissimo nella saga sia per il passato che per il futuro di Venom, che porterà appunto a King in Black che stiamo leggendo adesso sulle testate nuove. Poi abbiamo un altro volume, ovvero Spider-Man vs. Carnage, che contiene una serie di storie con i primi scontri tra Carnage e Spider-Man. È un cartonato di 160 pagine a 19 euro, gli autori sono David Michelinie, Mark Bagley, Joe Bennett e Tom DeFalco, più altri, e contiene Amazing Spider-Man dal 361 al 363, dal 430 al 431, più l'annual numero 28. Se amate Carnage e volete riscoprire alcune delle sue vecchie storie, è una buona occasione se non le avete mai lette. Poi esce Marvel vs. Venom, volume pensato per i nuovi lettori, sono 112 pagine, brossurate al prezzo di 9,90€, il prezzo nel complesso è buono, anche se il formato è un po' più piccolo di quello standard. Contiene all'interno Spider-Man Adventures 8 e 9, Amazing Spider-Man 317, Uncanny Origins 7 e Marvel Adventures Spider-Man 35. Non mi sembra il volume più interessante in assoluto su Venom, secondo me c'è decisamente di meglio, però se siete dei completisti e volete anche queste storie, ci può stare. Passando a qualcosa decisamente per palati più fini, esce Le storie mai narrate di Spider-Man volume 2, Strani incontri, di Kurt Busiek e Patrick O'Leaf, con in più Neil Vaux e Ron Frenz, seconda raccolta dedicata a Untold Tales of Spider-Man. È un cartonato di 272 pagine a 28 euro, e contiene gli episodi dal 9 al 18 di Untold Spider-Man più lo speciale Strange Encounters. Sono storie ambientate con un Peter Parker appena diventato Spider-Man e pubblicate in origine negli anni 90. Molto carine, le pubblicavano sul mensile dell'Uomo Ragno al tempo e devo dire che le ho gradite abbastanza, alla fine non sono niente male. Poi esce anche Io sono Carnage, un volume al momento abbastanza misterioso, nel senso che si sa soltanto che sono 320 pagine a 25 euro, ma non sappiamo quali storie esattamente contiene. Immagino saranno le origini del personaggio e le varie apparizioni nel corso degli anni. Come sempre un ricco apparato redazionale e articoli di approfondimento. Di più non so dirvi perché quando è stato pubblicato su Anteprima ancora non avevano esattamente idea di cosa metterci, ma comunque se siete fan di Carnage ma non avete molti fumetti del suo passato, probabilmente è un'ottima lettura, però aspetterei di vedere esattamente l'elenco per vedere se queste storie le avete già oppure no. Ottimo in ogni caso per i nuovi lettori, soprattutto per quelli che arriveranno quando uscirà il film di Venom al cinema. Proseguendo abbiamo Iron Man di Dennis O'Neill volume 2, Una volta Vendicatore, contiene gli episodi dal 171 al 182 della serie classica di Iron Man. È un cartonatone di 328 pagine a 32 euro e gli autori sono Dennis O'Neill, Luke O'Donnell, Anne Senti e Bob Arras. Protagonista è un Tony Stark in disgrazia, Jim Rhodes è il nuovo Iron Man e sta per tornare il Mandarino. Proseguiamo con Namor il Submariner di John Byrne, la conclusione del ciclo narrativo del maestro John Byrne su Namor negli anni 90. Contiene gli episodi dal 19 al 40 di Namor il Submariner più gli annual 1 e 2. È un Marvel Omnibus di grande formato, 744 pagine a 75 euro e contiene storie fra gli altri di John Byrne, Scott Lobdell, Ron Martz e Jay Lee, grandissimo disegnatore
Fra l'altro non sono certo di avere tutte queste storie, qualcuna sì, ma probabilmente tutte no. Complessivamente interessante. Poi abbiamo il Marvel Masterworks Devil volume 9, che contiene gli episodi dall'85 al 96 della serie classica, al solito 272 pagine a 25€, adattissimo per tutti i fan del cornetto. Ma proseguiamo con Carnage, in un unico volume, la prima maxi-serie dedicata al coprotagonista del film di Venom, Let Be Carnage. Contiene la serie del 2015 di Carnage dall'1 al 16, è un cartonatone di 360 pagine a 36€ e ovviamente esce apposta per cavalcare il successo del film ed essere allegramente venduta nelle librerie, una storia particolare di Jerry Conway con i disegni di Mike Perkins. Fortunatamente io ce l'ho già, anche se effettivamente recuperarsela così probabilmente voleva dire risparmiare qualcosina, ma nemmeno tantissimo in realtà. Nel complesso, consigliatina. Poi abbiamo Wolverine la lunga notte, un cartonato di 120 pagine che contiene gli episodi dall'1 al 5 di Wolverine Long Night, un noir autoconclusivo scritto da Benjamin Percy e disegnato da Marcio Takara, già pubblicato comunque sul mensile di Wolverine. Proseguendo, passiamo ai must-have di questo mese. Usciranno Deadpool, la guerra di Wade Wilson, un cartonato di 112 pagine a 15€, non particolarmente conveniente, scritto da Dwayne Zwierinski e disegnato da Jason Pearson. È una delle storie di Deadpool che vengono considerate migliori, personalmente credo di non averla letta, potrei anche farci un pensierino, vedrò. Poi abbiamo New Avengers Evasione, che non è nient'altro che il primo ciclo dei New Avengers di Brian Michael Bendis con i disegni di David Finch. Ora, interessante, sì, autoconclusivo, non troppissimo, non è altro che l'inizio del ciclo che ha fondamentalmente rilanciato gli Avengers e li ha portati ad essere il fulcro del Marvel Universe per anni. Probabilmente se non avessimo avuto questo fumetto non avremmo nemmeno i film degli Avengers, è una cosa su cui riflettere, forse. In ogni caso, gli Avengers non esistono più, ma un nuovo gruppo nasce con Capitan America, Iron Man, Spider-Man, Wolverine, Spider-Woman e Luke Cage, oltre a Sentry. Se non l'avete mai letta è sicuramente interessante, è un cartonato di 168 pagine a 15€, va pure detto però che forse sarebbe più bello leggersi l'intera saga, ma chissà. Comunque, proseguiamo con Conan. Abbiamo infatti Conan Omnibus, l'era Marvel, volume 5, edizione riveduta e corretta della storica collana del Cimmero. È un volumone di 1048 pagine a 89€, contiene Conan the Barbarian dal 116 al 149, più gli annual 6 e 7 e la graphic novel Conan of the Isles. La graphic novel Conan of the Isles e What If numero 39. Volume assolutamente interessante, ma altrettanto costoso. Devo dire che avendo infiniti fondi mi piacerebbe avere tutti i Conan dell'era Marvel, non è così purtroppo, quindi ovviamente non cominciare dal 5, ma se li state recuperando è un'aggiunta alla vostra collezione. Sono storie dell'82-83 e come dirgli di no. Poi concludiamo con La spada selvaggia di Conan 14, serie spillata, che si chiude con un ultimo numero in cui troviamo lo speciale King Size Conan. Sarà uno spillato di 64 pagine a 6€ con 5 storie complete di grandi autori, fra i quali Chris Claremont, Steve McNiven, Pete Wood, Kevin Eastman, Kurt Busiek e persino Ray Thomas. Un buon modo per mettere fine comunque alla serie, dato che è finito il materiale originale. E con questo abbiamo finalmente concluso. Io intanto vi ringrazio di aver seguito il video. Se è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che ho aperto un canale Telegram, vi mando una notifica ogni volta che esce un video nuovo, un gruppo Telegram in cui parliamo di fumetti tutti insieme e anche una pagina con le offerte su Amazon. Trovate tutti i link in descrizione insieme alla mia pagina Instagram e al mio canale su Twitch, in cui faccio live tutti i giorni dal lunedì al giovedì alle 18, il venerdì alle 21 e la domenica sempre alle 21, in cui monto dei Goompla. In ogni caso noi ci vediamo al prossimo video.